che come ha scritto anche lui nel suo libro, è una realtà che come dire, permea la nostra società, la società veneziana in particolare. Gli ebrei forse sono i veneziani più originali di tanti altri, perché, come scrive Riccardo, scrive Rimani, nel suo libro, la sua famiglia è a Venezia da più di 500 anni e quanti hanno come dire, la possibilità di dire che sono veneziani da così tanto tempo, credo siano molto pochi. La mia famiglia stessa non supera i 400 anni, quindi mi trovo già in difficoltà. Detto questo, io non vorrei perdere tempo e non tirare in lungo con questa mia presentazione. Riccardo Grimani non ha bisogno di ulteriori presentazioni e lascerei rapidamente a lui la parola perché ci conduca con la sua capacità di guidarci in questo percorso che nel suo libro è molto, io quando con Sonia Finzi abbiamo pensato all'incontro con Grimani e al titolo, c'era sempre subito venuto in mente che nell'ambito di questo ciclo di incontri il titolo forse più significativo poteva essere quello di uno dei suoi tanti libri queste problematiche, che è quello di Non è facile essere ebreo, che è un libretto molto facile da leggere con una grande semplicità e ci conduce per mano un percorso che va dal personale ad altre prospettive nel mondo ebraico. Riccardo, poi, come si dice, perché quello non inizia, ha continuato a farne e di recente ha con il rabbino capo di Roma ha fatto poi un dialogo degli ebrei e dell'ebraismo, si intitola, l'ultimo libro che è uscito proprio in questi giorni e che riprende ovviamente queste problematiche in modo dialogico con il rabbino capo di Roma di Segni, con il quale Riccardo ci fa emergere un aspetto molto importante dell'ebraismo, che gli ebrei non sono mica tutti d'accordo su tante cose, anzi, come ci dirà meglio Riccardo, e il rabbino capo, che guardate bene, non è il Papa per gli ebrei, non è neanche un cardinale, è uno come tutti gli altri, ha ovviamente le sue idee, ma anche una autorevolezza particolare, però si confronta con chi, come Riccardo, manifesta anche delle posizioni non ortodosse, diremmo noi, e questo poi emerge molto chiaramente anche in questo ultimo libro che ha fatto Riccardo con il rabbino capo di sé. Basta, ho detto troppo, magari poi ci sarà il tempo per fare ulteriori interventi e anche da parte vostra, se non ci saranno mi infilerò anch'io a dire qualcosa. Grazie della vostra attenzione e grazie a Riccardo di essere venuto qui con noi per quanto ho subito. Buonasera, non credo di potervi raccontare tutto quello che c'è in questo libretto perché sennò andremo a letto troppo tardi e soprattutto mi interessa sempre, dopo che ho fatto un'introduzione, sentire le domande e le impressioni vostre perché mi servono come feedback e come modo per capire se mi sono spiegato bene o che cosa è rimasto a mezz'aria.
La prima domanda che faccio a voi è: ma quanti sono gli ebrei in Italia? L'ho chiesto una volta a Sergio Zavoli, ex presidente della RAI e celebre giornalista, il quale mi dice: ma un milione? E gli ho detto: ma stai scherzando? Mi ha detto: ma tutti i negozi del centro di Roma vicini al ghetto sono gli ebrei. Ho detto: sì, ma saranno 50 negozi. Allora, perché questa percezione è sfalsata? È molto semplice. Se voi vedete 1000 palline nere e una bianca, voi vedete palline bianche e nere. È una legge della percezione che fa sì che le minoranze siano sovraesposte e sovrastimate. Nel 1938, quando il Mussolini si inventò il razzismo, lui sapeva bene che gli ebrei italiani erano deboli ed erano pochissimi, perché 40 milioni erano quella volta i cittadini italiani, e di questi 40.000 erano gli ebrei italiani. Perché pochi in Italia? Perché c'era il papato, e il papato tenne una mano oppressiva, non solo il papa ma anche Venezia per certi versi, ma a Venezia non c'erano le conversioni forzate, a Venezia non c'erano i rapimenti, a Roma sì. E allora gli ebrei stavano alla larga dall'Italia abbastanza, pur avendo nelle principali città delle piccole ma fiorenti comunità. Per darvi un'idea, adesso meno, ma in Francia qualche anno fa gli ebrei erano 500.000. E oggi sono 400.000, perché la pressione araba, soprattutto nei quartieri popolari di Parigi, ha fatto sì che molti si recassero a New York o in Israele. Un giorno siamo stati a New York con mio figlio che aveva 10 anni e siamo entrati in un negozio di scarpe perché mio figlio aveva bisogno di due scarpe. E il proprietario ha visto la medaglietta di mia moglie e ha detto: ma siete ashkenaziti o sefarditi? Che vuol dire: siete ebrei che vengono dall'est o siete ebrei che vengono dalla Spagna? E noi abbiamo detto: ma cioè, l'origine, ma siamo da 500 anni in Italia. Io una volta sono stato a parlare di cose ebraiche a una cena e il responsabile della cena ha detto: oggi parliamo di stranieri in Italia. Allora io ho detto: scusi, vorrei capire una cosa, da quanti anni lei è a Venezia? Ma sono 100 anni. E lei da 100, meno di 100. Alla fine dico: siete voi che siete stranieri, perché la mia famiglia è a Venezia dal 1500. E quindi sono rimasti molto stupiti che ci fosse qualcuno che addirittura dicesse: sono più veneziano di voi. Allora, se partite o ashkenaziti, di grande discussione, il proprietario è sparito, è andato a prendere un libro ebraico e per fortuna l'ha fatto leggere a mia moglie, che sa un po' leggere l'ebraico, e l'ha letto. Lui non si è dato pace e alla fine, oltre alle scarpe, ci ha dato il libro ebraico e altre cose, dicendo: questo è per voi. E allora io vi sfido ad andare in negozio di scarpe e vedere se siete capaci di uscire con un libro scritto in ebraico. Noi ci siamo riusciti. E questo naturalmente è perché New York è la città forse più ebraica che ci sia al mondo, perché ci sono alcuni milioni di ebrei che, lasciata la Russia, si sono trasferiti a New York. Ma allora la domanda è: un cattolico, un cristiano domanda a un ebreo: ma perché voi rispondete a una domanda con un'altra domanda? E perché no? Lo risponde l'ebreo. Il mondo ebraico è sempre stato un mondo frammentato, un mondo fortemente dialettico. Io ho avuto la fortuna di nascere 9 mesi dopo il 25 aprile del 45 e i miei genitori mi hanno raccontato tutte le loro vicissitudini di povera gente
che ha vissuto non solo sotto il fascismo, ma anche poi sotto l'occupazione tedesca. I miei genitori hanno tentato inutilmente di andare in Svizzera, non ci sono riusciti, si erano sposati il 16 settembre del 43, 8 giorni dopo il fatidico 8 settembre dell'entrata dei tedeschi nel nord d'Italia, e quel giorno al matrimonio tutti piangevano. Io mi ricordo che ero bambino e dicevo: ma mamma, perché tutti piangevano al matrimonio? Perché quel giorno si è avvelenato il presidente della comunità ebraica, che era un celebre medico, Iona, e che è morto nella notte della successiva del 16, e tutti scappavano, tutti i tedeschi erano appena arrivati, Iona si è suicidato, il dramma era cominciato prima con le cosiddette leggi razziste, razziali, ma è continuato con quello, perché a un certo punto tutti cercavano la salvezza. Io ho saputo, per caso, che Iona abitava nella calle dove abito io adesso e dove ci abitava la famiglia di mia moglie. E sono rimasto stupito di essere a conoscenza dell'abitazione di Iona molti decenni dopo. Quando, perché l'ho saputo? Perché c'è la pietra di un ciampo, voi sapete che ci sono le pietre che ricordano dove abitavano le persone in quel periodo. E questo mi ha colpito molto, e mi ha colpito molto perché i miei genitori mi hanno raccontato tutte le loro avventure, la loro fuga. Bisogna ben dire che si sono salvati perché hanno trovato nel Veneto una grande solidarietà umana, perché dopo aver tentato inutilmente di andare in Svizzera, ma non ci sono riusciti, anche perché poi erano i miei, non avevano mezzi, non capivano, stavano vivendo delle vicende molto più importanti e più grandi di loro, non capivano. C'era soltanto un istinto di sopravvivenza. Sono andati in Alpago, qui tra Cortina e Venezia c'è una valle dove c'è una sola grande possibilità di entrare, una specie di conca, e sono rimasti aiutati dai contadini, montanari dell'Alpago, loro, ma non solo loro, altri gruppi che si erano nascosti, per un anno e mezzo. E questa fuga naturalmente fu molto difficile, ma fu anche molto difficile il ritorno alla normalità, perché me lo raccontavano, sono storie che mi hanno raccontato quando io ero ragazzino e poi sempre di più, che sono arrivati a casa con la loro camicia e non avevano altro. Non avevano cultura, la loro vita era stata spezzata nel 38, stiamo parlando del 45, pensate quanti anni costoro questi hanno sofferto. E mi sono divertito perché nel Coelet c'è un paragrafo che dice l'importanza del buon nome, e dice Tov Shem Mishenem Tov, che vuol dire meglio un buon nome dell'olio buono. E per pura coincidenza poi ho scoperto che in ebraico si dice Shem Tov, buon nome, e in greco Kalonimos, e quindi Kalimani è il genitivo di Kalimanus e vuol dire bel nome, buon nome in greco. Ebreo, israelita, giudeo, israeliano e sionista. Se facessi un test e vi chiedessi delle definizioni pertinenti di tutti questi aggettivi, probabilmente molti sbaglierebbero, e lo capisco, anche è normale, perché io stesso potrei, nel descrivere tutte queste cose, non essere completamente perfetto. Ebreo è una parola che non lascia insensibili, suscita emozioni,
Detto per inciso, ma non per citarmi, ma per raccontarvelo, è che io ho scritto un Gesù ebreo e quando l'ho scritto sono stato attaccato pesantemente da qualcuno, che adesso non vale la pena citare, ma il libro fu un passepartout per fare due conferenze su Gesù ebreo in Vaticano. E fu una grande soddisfazione essere accolto. Mi ricordo ancora adesso il colpo d'occhio, c'erano state 50 berrette rosse di cardinali e io ero lì che parlavo del Gesù ebreo. Però ebreo è una frase, una parola che può suonare così come un insulto qualche volta. Forse ve l'ho già detto, ma lo ridico, gli ebrei erano 38-40 mila, oggi gli ebrei in Italia sono 22 mila, quindi una minoranza piccolissima. Israelita viene da Israele, cioè il nome dato a Giacobbe dall'angelo del Signore dopo una lotta che gli aveva visti l'uno contro l'altro. Israele aveva combattuto non solo per sé, ma per la propria discendenza. Quindi israelita è un membro del popolo che ha tenuto testa a Dio. Giudeo, termine che si trova nel Nuovo Testamento ma anche nel secondo libro dei Maccabei, era una denominazione usata dall'amministrazione romana e risale ai tempi dell'esilio babilonese. I figli di Giuda avevano conservato i propri riti, mentre quelli che erano rimasti nell'antica Palestina non avevano resistito ed erano stati influenzati dai romani. I giudei erano quelli che erano rimasti fedeli a Dio. Ebreo, israelita e giudeo sono tre etimologie occulte: ebreo come errante, israelita come indomito, giudeo come fedele. Israeliano è un cittadino dello Stato di Israele che può anche non essere ebreo. È banale dirlo, ma è meglio precisare. Sionista è colui che si dichiara favorevole all'esistenza di uno Stato ebraico o che, in senso più stretto, decide di andare a viverci. In questo libro io ho usato una tecnica di mescolare le cose serie e quelle che si chiamano Witz, con una parola tedesca che vuol dire... Non è corretto chiamarli frizzi o barzellette, ma battute di spirito. Però non ve le posso leggere tutte perché credo che sennò non ne potreste più a un certo punto e andremo avanti troppo tardi. E una volta sono stato invitato a parlare a Rotary, come vi ho detto, e a un certo punto hanno detto: adesso parliamo di stranieri a Venezia. E io ho detto: ma scusate, stranieri, chi di voi è a Venezia da più di 100 anni? Nessuno di loro era a Venezia più di 100 anni, quindi ho detto: sono io che parlo degli stranieri e lo faccio ben volentieri perché cerco di farvi capire che la parola straniero è una parola che non va bene adattata agli ebrei. Personalmente io mi sento cittadino di Canareggio, di Venezia, dell'Italia e del mondo intero e purtroppo questo non è di questi tempi molto positivo perché sapete bene che le nuvole che aleggiano sul mondo sono piuttosto pesanti. Gli ebrei hanno avuto un punto di riferimento importante, la Torah, ovvero la legge, ovvero il Pentateuco. E poi ci sono i Nevi'im, i profeti, i Ketuvim, gli agiografi, e l'acronimo che si ricava da tutte queste iniziali è Tanakh. La parola Torah viene comunemente tradotta con la parola legge, ma significa in realtà insegnamento. Il Pentateuco è diviso in 5 parti, la Genesi, l'Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Si tratta di una raccolta di leggi e regolamenti dati al popolo ebraico e inseriti in una narrazione della storia dalla creazione del mondo fino alla morte di Mosè. Devo dirvi, io in questo periodo sto lavorando a un progetto molto ambizioso che spero che verrà un giorno alla luce,
che a me sta idea che Mosè sia andato su Monte Sinai, avesse un appuntamento con Dio e sia tornato con la legge, mi pare più una leggenda che un fatto reale. E si scopre, guardando criticamente le vicende storiche, che per arrivare al monoteismo ci sono voluti 1000 anni, perché il monoteismo è una forma raffinata di, passatemi la parola, di invenzione, o meglio, di tradizione di un'entità superiore che domina tutto quanto. E il primo che combatté contro gli idoli, perché l'idolatria è presente dappertutto, sempre e comunque, fu Abramo. Abramo non era ebreo, ma lascia la sua terra e è il primo patriarca. Poi ci fu Mosè, che fu il grande condottiero e portò gli ebrei dall'esilio dell'Egitto alla quella che viene chiamata terra promessa. Qui c'è un pizzico di ironia che vi leggo, perché la storiella è breve. Dio disse a Mosè: sono venuto a proporti 10 comandamenti, dei comandamenti. Precipitosamente Mosè rispose: quanto costano? Non costano nulla. Allora dammene 10. In seguito, una volta solo, se ne sarebbe pentito amaramente. Nel mondo ebraico c'è la tradizione scritta, che è la Torah, il Pentateuco, ma poi c'è una tradizione orale che è stata anche poi scritta. Sono tomi e tomi sulla Mishnah e sul Talmud. Ci sono 2 Talmud diversi e sono dei libri che sono stati l'insegnamento per secoli e secoli per il mondo ebraico. Il mondo ebraico non ha una organizzazione verticistica, ma ogni rabbino, che come spiegavo ai rabbini che si arrabbiano, sono più autorevoli che autoritari, anche se loro, come tutti gli uomini, tendono ad essere più autoritari che autorevoli, non esiste, non abbiamo un papa. E questa è una, secondo me, una grande fortuna. Vi racconto una storia sul Talmud. Dopo la rivoluzione sovietica, un commissario del popolo si reca da un vecchio rabbino e con tono burbero gli dice che vuole conoscere le forme di ragionamento così speciali, dette talmudiche, per cui gli ebrei sono famosi e sono terribilmente furbi. Ho paura che tu sia troppo vecchio, dice il rabbino con un sospiro, ma aggiunge: qui dobbiamo mettere un bambino allo studio del Talmud, lo sottoponiamo a un test, questo bambino. Il commissario annuisce e dice: vabbè, se sottoponete un test a un bambino, fate il test anche a me. Il rabbino comincia. La prima domanda è questa: 2 uomini cadono dentro un camino, uno ne esce sporco e l'altro pulito. Quale dei 2 va a lavarsi? Quello sporco, dice il commissario. Sbagliato, replica il rabbino con un sospiro. Quello pulito, e vuoi sapere perché? Quando emergono dal cammino si guardano e quello sporco, vedendo l'altro pulito, pensa: incredibile, cadere da un cammino senza sporcarsi. Quello pulito invece pensa: ci siamo sporcati cadendo dal cammino, e va a lavarsi. Il commissario sorride e dice: molto intelligente, adesso non sbaglierò più. Fammi la seconda domanda. Ecco, sospira il rabbino. 2 uomini cadono dentro un cammino, uno ne esce sporco e uno pulito. Quale dei 2 va a lavarsi? Ma è la stessa domanda di prima, pongono il commissario. Va a lavarsi quello pulito. No, ribatte il vecchio rabbino. Sembra la stessa domanda, ma il problema è diverso. Si lava quello sporco, perché il pulito vede quello sporco e pensa di doversi lavare, poi si guarda le mani e vede che non serve. Quello sporco invece guarda quello pulito e lì per lì è incerto, poi si guarda le mani, vede che sono mele e va a lavarsi. Il commissario chiede al rabbino che faccia la terza domanda. La terza domanda, osserva il rabbino, è la più difficile di tutti. 2 uomini cadono dentro un cammino. Il commissario perde la pazienza, lo interrompe brusco ed indifferito. Ma è sempre la stessa domanda, tu mi prendi gioco? Ti prendi gioco di me? No, sospira il rabbino, forse le parole sono le stesse, ma il problema è diverso.
qui ci sono due uomini che cadono in un cammino. Uno ne esce sporco e l'altro pulito. Quale dei due va a lavarsi? Il commissario, confuso, esita e dopo un sospiro il rabbino con tono pacato gli dice: ascolta, compagno commissario, com'è possibile che due uomini cadano nello stesso cammino e uno ne venga fuori sporco e l'altro pulito? Se tu non hai capito questo, come potresti capire il Talmud? Ve ne racconto un'altra perché è carina, ma questo vi dà l'idea della mentalità ebraica. Un rabbino riceve un fedele che gli pose una questione. Il rabbino, dopo aver valutato con grande attenzione, lunga riflessione, pro e contro, gli dice con una mano sulla spalla: vai in pace, hai ragione. Poco dopo ne arriva un altro che lo interpella sulla stessa questione, dalla quale si era dicendo che si era comportato in maniera opposta. Il rabbino si fa descrivere la vicenda nei piccoli particolari e analizza i possibili risvolti con estrema meticolosità. Alla fine, con grande sorpresa, il suo assistente che stava ascoltando vicino a lui dice al secondo interlocutore: hai ragione anche tu. Quando rimasero soli, l'assistente si rivolse al rabbino e dice: saggio rabbi, ti hanno detto due tesi contrapposte, com'è possibile che abbiano ragione entrambi? E il rabbino per un momento tacque, parve riflettere e dice: capisco, hai ragione anche tu. E questa è la mentalità ebraica, non è una mentalità dogmatica, è una mentalità problematica, e questi cosiddetti questi vizi, queste battute di spirito, non sono battute di spirito, ma sono terribilmente serie. Naturalmente nella Torah ci sono ben 613 precetti che sono le mitzvot, cioè che l'intero popolo di Israele dovrebbe osservare. 248 sono positivi e 365 sono negativi. Appare evidente che un ebreo perfetto che rispetti tutti questi precetti non c'è. Quando si parla di popolo eletto, bisogna stare attenti perché non si intende un popolo superiore agli altri. Ma da eligo la parola è scelto fuori, quindi è un popolo che si considera scelto fuori da Dio, ma non che si sente superiore agli altri. E se volete che vi racconti cosa dice Woody Allen, dice: Dio non esiste e noi siamo il suo popolo eletto. Un vecchio ebreo si rivolge a Dio: Signore, ascoltami, dimmi che cosa sono per te 1 milione di anni, non più di un secondo, Signore. Dimmi cosa sono per te 1 milione di dollari, 1 centesimo. Cosa ti costa dunque regalarmi 1 centesimo a me che sono tuo fedele? E l'altro gli risponde, il Dio gli risponde: d'accordo, però aspetta un secondo. Nel mondo ebraico ci sono molte regole che sono la kasherut, l'osservanza del sabato, le feste ebraiche che sono molte e che sono soprattutto storiche perché raccontano feste legate alle vicende della Bibbia, sono feste rabbiniche, e poi ci sono riti di passaggio come per esempio la circoncisione di Nostro Signore, quella che caratterizzò anche il destino di Gesù. Poi ci sono le leggi noachidi, che sono leggi che vanno bene per tutti gli uomini: l'interdizione all'idolatria, non si esige un monoteismo assoluto, ma il riconoscimento di un principio superiore; l'interdizione della blasfemia, la proibizione di parlare male della propria memoria religiosa; l'interdizione dell'omicidio; l'interdizione dell'unione tra parenti e prossimi; l'interdizione del furto o prelevare un membro di un animale vivente; e l'obbligo di istituire i tribunali per amministrare la giustizia. Queste sono le leggi, considerate leggi di Noè e Noachidi, che sono per tutti gli uomini del mondo. Naturalmente lo sviluppo ebraico fu
ci furono i razionalisti e ci furono i mistici che seguivano la Kabbalah, e poi c'è il Midrash, che è una vastissima produzione di commenti sui commenti e sui commenti ancora. Parlare di ebrei dopo la Shoah non è molto facile. La Shoah è stata una tragedia terribile, unica nel suo genere, e a me, uso una parola sbagliata ma cerco di far capire, piace ricordare che da un lato fu una cosa unica nel suo genere, ma fu inserita in un terribile quadro di morte e distruzione, perché se furono 6 milioni assassinati gli ebrei, gli europei che morirono per colpa del nazismo furono 20 milioni, il che vuol dire che dentro a questo terribile quadro di morte e distruzione lo sterminio ebraico è l'unico e specifico, ma il nazismo ha colpito tutti i paesi del mondo in maniera tragica e selvaggia per 20 milioni. Una cosa non riduce, non minimizza l'altra, ma fa capire qual è lo scenario, lo sfondo terribile che fu la Seconda Guerra Mondiale. Quando si parla di pregiudizio non bisogna prendere paura, perché si tratta di una normale forma di pensiero, tipica di ogni uomo. Tutti noi abbiamo dei giudizi a priori che crediamo che siano. Abbiamo bisogno di non pensare ogni volta e riflettere, perché se tutti ci mettessimo ogni giorno a pensare a tutto quello che capita, a tutti i problemi che ci sono nel mondo, non so come si riuscirebbe a sopravvivere. I rapporti tra gli ebrei e i cristiani sono sempre stati caratterizzati da grandi difficoltà, anche perché la radice è la stessa. Per esempio, il Pater Noster, nostro Padre, nostro Re che sei nei cieli, è una preghiera ebraica, Avinu Malkeinu Shebaa Shamayim, e quindi c'è una commistione molto forte. Si dice che gli ebrei sono sempre stati perseguitati, ma questo non è vero, perché prima di tutto l'antigiudaismo è un fenomeno che si manifesta nei rapporti tra ebrei e cristiani, ma poi soprattutto con i papi, perché nei primi secoli ebrei e cristiani erano mescolati, e poi l'antigiudaismo è una contrapposizione religiosa. Quando nasce l'antisemitismo? La parola semita nasce con connotazioni linguistiche alla fine del 1700. La parola antisemita nasce alla fine del 1800, con connotazioni razziali, perché in questo secolo si manifesta un nuovo scientismo e si parla dell'idea di razza. Ci vorrà un altro secolo per capire che l'idea di razza è fasulla. E l'antisemitismo è frutto di una mentalità di fine 800 e quindi non è eterno. Gli ebrei non sono sempre stati perseguitati, perché se lo fossero stati non sarebbero sopravvissuti, mi pare banale la cosa. Sono stati spesso perseguitati e spesso discriminati, ma non tanto in nome dell'antisemitismo, ma in nome dell'antigiudaismo. Se ti convertivi ti accettavano a braccia aperte e ti facevano anche molti regali e favori. La legislazione anti-ebraica, quindi, va considerata all'interno della storia, e anche qui sarebbero molte le distinzioni che meriterebbero di essere fatte, ma non posso tenervi tutta la mattina, fino a domani mattina. Una cosa è abbastanza evidente, è che tutti questi processi storici sono profondamente complessi e toccano discipline molto,
molto complicate. E vi leggo i rapporti tra la Chiesa e gli ebrei con un bellissimo dialogo mancato tra il Papa e i giudei. Il Papa tanti anni fa decise di scacciare gli ebrei da Roma se un loro rappresentante non avesse risposto esaurientemente ai tre suoi interrogativi formulati a gesti. Se avesse fallito, l'ebreo sarebbe stato condannato alla forca. Accettò l'ardua sfida Giuseppe il Gobbo, un povero uomo convinto di non aver molto da perdere. Da un lato il Papa con i suoi dignitari cardinali e preti, dall'altro questo uomo cencioso contornato da una folla di ebrei boccianti e impauriti. Il Papa tese le mani davanti a sé e fece un lento movimento orizzontale. Giuseppe pensò a lungo e poi, con una mossa sorpresa e improvvisa, puntò il dito per terra. Il Papa allora, con il braccio teso, puntò il dito contro Giuseppe. E Giuseppe il Gobbo subito puntò due dita contro il Papa, che esclamò: incredibile! Lo sbigottimento dei cardinali era al colmo. L'ultima domanda sarebbe stata decisiva. Il Papa tirò fuori di tasca sua un'arancia e una paura profonda si impossessò degli ebrei. Ma Giuseppe tranquillamente tirò fuori dalla tasca un'azima. La leggenda vuole che il Papa esclamasse: impossibile, quest'uomo possiede la saggezza dei santi, tornate a casa figlioli e continuate a godere di Roma. Ho perso, ma ne valeva la pena perché ho assistito a un miracolo. Più tardi il Papa si spiegò con i suoi cardinali. Con il primo gesto voleva dire che il cristianesimo si era diffuso in tutto il mondo e la risposta dell'ebreo doveva essere interpretata così: sì, ma il centro del cristianesimo è qui a Roma. Puntando il dito, aggiunse il Papa, alludeva un Dio unico, e lui, puntando due dita, disse: mi ha ricordato il figliolo e lo Spirito Santo, e concluse: quanto l'arancia era un esempio della discussione sulla sfericità della terra, e l'ebreo, tirando fuori l'azima, mi ha voluto ricordare che molti la considerano piatta. Anche Giuseppe si spiegò con i suoi ebrei stupefatti. Quando il Papa ha allargato le braccia, voleva dire che ci saremmo dispersi per il mondo. Puntando il dito per terra, io volevo dire che noi intendevamo restare qui. Quando mi ha puntato contro il dito, ho capito che voleva farmi accettare un occhio. Io gli ho mostrato due dita, occhio per occhio e dente per dente. Nessuno tuttavia seppe indovinare la terza domanda. Ma quella è stata la più facile: lui mi ha mostrato il suo pasto e io gli ho mostrato il mio. Il XX secolo è stato il secolo del razzismo, il secolo della guerra e delle persecuzioni, e adesso viviamo dei tempi particolarmente complicati. E sembra che ci sia un nuovo sbandamento nel mondo e che ci sia, sembra almeno qua, anche il dibattito in Italia, che sia francamente molto scialbo e privo di intellettuali di valore. Non se ne sente la voce. Nel XX secolo ci sono stati uomini a Vienna come Wittgenstein, Mahler, Schönberg o il socialista Viktor Adler, oppure uomini come Karl Popper, oppure Josef Roth, Karl Kraus, Freud, Kafka, Werfel, Einstein e tanti altri. Quali sono gli ebrei più importanti nella storia dell'umanità? Mosè, che ha annunciato tutto risiede nella legge. Gesù, che ha affermato tutto risiede nell'amore. Marx, che ha sostenuto tutto risiede nel denaro. Freud, che ha scoperto tutto risiede nel sesso. Bergson, che ha detto tutto risiede nel riso. E Einstein, che ha osservato tutto è relativo.
Ne avrei tante di storie da raccontarvi, ma è lunga la cosa. Quanto sono? Sono 40 minuti. Hai detto fino a domani mattina. Sì. Posso andare avanti qui quando volete. Vabbè, vi leggo questo quiz divertente. Mosè torna a casa della moglie e di cattivo umore. Non ho i soldi da restituire al nostro vicino di casa ad Abramo. E questa sera non ho sonno e non riuscirò a dormire. Non preoccuparti, dice la moglie, adesso ci metto il che penso io. Apre la finestra e chiama il dirimpettaio. Abram, volevo dirti che mio marito domani non potrà saldare il suo debito. Poi chiude la finestra e dice Moses, adesso puoi dormire e resta sveglio lui. Un commerciante ebreo va in una chiesa protestante per convertirsi. Qual è la vostra religione attuale? Domanda il pastore. Cattolica. Da quanto tempo? Da 6 settimane. Lo sapete che non si cambia religione come si cambia la camicia? Lo rimbrotta severo e curato. Sì, lo so, ma da domani sarò protestante e quando mi domanderanno cos'era prima, potrò rispondere che ero cattolico. Nella metropolitana di New York, un ebreo vede un negro che legge un giornale in ebraico e gli dice, scusi, ma non le bastava essere negro? Tutte queste storie che vi ho raccontato sono ancora aperte perché, come ho detto, non esiste una verticalità nel mondo ebraico e quindi il dibattito fatalmente è continuo. Per concludere vi dirò che cosa è la mia opinione sull'essere ebrei. Secondo me significa avere un piede nel particolare e uno nell'universale. E per dirla alla veneziana, un piede sul pontile e uno sul vaporetto. E quando ci si trova in posizioni del genere di solito si finisce in acqua. Essere ebrei significa invece non cadere e continuare a vivere contro ogni apparenza perennemente in equilibrio. Un mio amico psicanalista l'ha definita teoria della conflittualità necessaria, un coraggio metafisico. Essere ebrei significa sentirsi a disagio in mezzo agli ebrei e anche quando ci si trova a disagio con i non ebrei. Ma bisogna essere terribilmente vivi e desiderosi di sopravvivere. Una volta un rabbino percorreva in modo febbrile le vie del ghetto di Praga. Ho la risposta, diceva, ho la risposta. Chi è che ha la domanda? Quel rabbino era un saggio. E adesso aspetto le vostre domande. Facile essere ebreo o non è mai stato facile essere ebreo? Oppure c'è mai stata un'età aurea dell'ebraismo e dell'ebreo, insomma? È una domanda troppo difficile, anche perché
bisognerebbe fare un esame critico di tutti i periodi storici. Posso solo rispondere per quel che riguarda la mia impressione. Io sono nato il 20 gennaio del 46, 9 mesi dopo il 25 aprile del 45, che era la festa della liberazione. Quindi per quel che mi riguarda sono stato molto fortunato. E posso aggiungere che la nascita dello Stato di Israele è un fatto molto importante. Quello che mi rammarica è che non sia stato risolto ancora il problema dei palestinesi. Tenere a Gaza 300.000 persone, bisogna essere degli imbecilli, perché si favorisce il terrorismo. E quindi bisognerebbe radicalmente portare alla pace. Però, come vede, sto mondo, il Donbass, la Crimea, eccetera, eccetera, pare che la guerra sia una costante drammatica. Il discorso si farebbe politico e lunghissimo a questo punto, insomma, per quello che riguarda il Medio Oriente. Per quello che riguarda gli ebrei italiani, come vi ho detto, sono 22.000, 10.000 sono romani, abituati al peso del pontefice. La minoranza, siamo 8 miliardi, gli ebrei nel mondo sono 15 milioni, poca cosa. E ho visto che siamo arrivati a 8 miliardi. Ma forse ci sarebbe da riflettere un po' su alcune cose anche che emergono da quello che hai detto. Cioè, essere ebrei significa appartenere a un gruppo religioso forse il tema è che essere ebrei vuol dire avere una religione ed essere italiani, così come ci sono i valdesi, ci sono. La formazione dello Stato di Israele forse ha deviato in qualche modo la percezione dell'essere ebreo. Di qui forse l'affermazione che ha sentito a quella riunione del Rotary di cui hai parlato prima, parliamo degli stranieri. Allora mi chiedevo, la creazione dello Stato di Israele, giusta, non metto in discussione, però non può aver deviato dalla percezione. Sicuramente, è una complicazione in più, però prima che nascesse lo Stato di Israele le percezioni nei confronti del mondo ebraico sono sempre state tante e ripetute. Una classica idea è che gli ebrei hanno ucciso Dio, che è una bestemmia in sé, prima di tutto perché Dio non si può uccidere. Io per esempio mi sono occupato di Gesù ebreo, ma non mi sono occupato del Cristo. Voi sapete che la parola Cristo vuol dire unto del Signore, vuol dire Mashiach, vuol dire Messia. Io mi sono limitato a valutare la figura di Gesù nel suo terreno e della sua vita, come emerge dai Vangeli, che sono un documento ebraico. E Paolo, ho fatto anche un libro su Paolo, dove spiego l'evoluzione della cosa. Sono temi però estremamente delicati e complessi che meriterebbero altre riunioni per ognuna di queste cose. Sicuramente lo Stato di Israele ha creato nuovi scenari complicati, ma non è che prima, quando non c'era lo Stato di Israele, c'è stato lo sterminio degli ebrei europei.
non è che si, e come ha potuto un farabutto come Hitler o come Mussolini a portare l'Europa completamente alla catastrofe con 20 milioni di morti, di cui, quindi sono temi spaventosamente grandi che meritano di essere analizzati. Molti sono convinti che la parola antisemitismo sia una parola inossidabile che abbia 20 secoli. Non è vero nulla. I primi 18 secoli, se uno si convertiva, era accettato con tutti gli onori del mondo cristiano. A Roma erano addirittura costretti a convertirsi forzatamente, a Venezia no, però venivano accettati con garbo. Quindi è vero che c'è un ulteriore elemento perturbante, ma non è che prima fosse tutto rose e fiori. Ecco. Posso fare? No, spiega bene, perché penso che non si sappia bene cos'è il marrani. I marrani sono degli ebrei convertiti a forza in Spagna, che poi si sono dispersi in tutto il Mediterraneo e che naturalmente avevano un'identità, alcuni ben definita perché sono tornati al giudaismo, altri non l'avevano ben definita perché la conversione forzata degli ebrei nella penisola iberica aveva creato delle identità ambigue, e quindi il maranesimo è un filone che è stato anche sotterraneo delle volte. Pensate che c'era un paese in Spagna, mi sfugge il nome, mi pare che c'era sempre il monte, ma non vorrei dire una stupidaggine, che era abitato da ebrei marrani fino a metà del 1800, e il maranesimo è un problema che si riferisce al 1492, Isabella e prima. Quindi per 400 anni questi in quel villaggio hanno avuto forme marrane. Io credo che il maranesimo sia una forma di identità difficile, un'identità schiacciata, un'identità compressa, e come ho detto alcuni lasciavano la Spagna e tornavano all'ebraismo, altri invece non sono tornati. Ecco. Vi aggiungo una cosa, che quando c'è stata l'espulsione nel 1492 dalla Sicilia, dalla Calabria, da tutti i paesi, delle regioni del sud Italia, gli ebrei erano tutti in quelle zone, non nel nord, perché era più facile per loro commerciare e vivere lì. Quando c'è stata l'espulsione della regina dai domini spagnoli, una parte ha cambiato nome. Io scherzo con degli amici che si chiamano Santoro, perché molti ebrei, per essere nascosti, si sono chiamati Sanctorum. C'è sempre un senso di dispregio, Beh, vabbè, perché dicevano il marrano, ma sai qua, tutti disprezzano tutto, cioè il disprezzo verso l'ebreo, il disprezzo verso il marrano, molta gente cercava solo di sopravvivere. Scusa, per completare questo tema, dopo te, ritorno alla storiella, no? Episodio che era citato all'inizio, che c'era il tuo libro, quando il commerciante newyorkese mi chiede se siete schernaziti o se farabutti. Cosa siete? Cosa sono gli ebrei italiani? No, perché in realtà alcuni sono ashkenaziti, alcuni sono sefarditi, alcuni sono romagnoti, cioè di origine greca, e qualcuno, io per esempio, è strano a dirsi, ma questa guerra in Ucraina mi ha fatto pensare a un antenato della famiglia di mia mamma. Questo si chiamava Mendel Hirsch e veniva dalla Galizia austriaca, che oggi è l'Ucraina, una parte dell'Ucraina, e veniva da Brandes, che era un cittadino. Lui è venuto a Venezia
Io ho trovato la foto in uniforme, 1870, sicuramente ha disertato perché è rimasto qui e siccome era tedesco di origine, schenazita, ha chiamato suo figlio Riccardo. Questo Riccardo era il papà di mio nonno e mio nonno ha chiamato suo figlio Riccardo. Questo Riccardo è stato deportato durante la Seconda Guerra Mondiale e allora io, che sono nato dopo, mi sono trovato a chiamarmi Riccardo. E mi colpiva il fatto che questo artigliere se ne va dalla Crimea, dalla Galizia austriaca, viene qui nel 1870 e guarda caso io mi chiamo Riccardo perché lui aveva chiamato suo figlio Riccardo. Ecco, per darvi un'idea, questo dalla parte di mia madre. E quelli che, è evidente che questi erano schenaziti, sefarditi erano quelli che venivano dalla Spagna e dal Portogallo. E poi c'erano appunto anche i romagnoti che erano quelli di origine greca. Che erano a Roma? No, romagnoti non c'entra con Roma. È una definizione usata perché la Grecia veniva considerata la nuova Roma. È una strana storia che non saprei. Gli ebrei romani? Gli ebrei romani sono arrivati a Roma prima del Papa e quelli erano probabilmente che arrivavano dalla Palestina, dall'antico Israele, perché quando Gerusalemme è caduta sono stati portati via come prigionieri. Quindi ci sono... Ma alcuni erano giudeo-cristiani. No, era un giudeo e basta, di che senso di un giudeo? No, no, i giudeo-cristiani erano un'altra cosa, perché poi Paolo ha cercato di ampliare i propri fedeli, non andava nelle sinagoghe a parlare di ebrei, ma poi, come sappiamo, voleva anche che i pagani diventassero più cristiani. No, volevo pure dire due cose, perché effettivamente il titolo non è facile essere ebreo, credo che tutti noi abbiamo pensato appunto alla persecuzione e all'antisemitismo, giustamente lei dice, non lo sapevo, che diciamo il termine semite in questo senso è cominciato addirittura a fine Settecento e l'antisemitismo. Ecco, è una, per cui il discorso volevo capire in realtà il senso di questo non è facile essere ebreo, perché non collegato, come ingenuamente probabilmente tutti noi abbiamo pensato, a persecuzioni, a cioè, volevo capire in sé cosa vuol dire, cosa vuol dire fondamentalmente, cioè, se non è mai stato facile essere ebreo, come un'altra cosa. Una domanda alla volta, sì, mi lasci dire, non è mai stato facile e in ogni caso per quel che mi riguarda, io credo che porsi delle domande a cui non si possono dare delle risposte sia fondamentale nel mondo d'oggi. Tant'è che quando io ho chiesto al Rabbino Disegni di Roma di fare il dibattito con me, le confesso che ero convinto che avrebbe detto di no, perché lui è un'autorità e io no. E lui ha accettato e il dibattito ha avuto un certo... come dire, una certa dialettica interna. Mia moglie ha detto che sono stato molto cortese, cosa che doveva essere ovvia, visto che mi confrontava con una persona autorevole che ha accettato di mettersi a discutere con me, ma questo è, come dire, non è facile perché i problemi non si risolvono una volta per tutte. Ecco. Non esiste un principio di autorità. Questo è il punto. Non c'è la scomunica, o meglio, c'è la scomunica qualche volta, il povero Baruch Spinoza se l'è cercata, ma non era la scomunica intesa in senso cristiano. Ecco. Allora, un'altra cosa, a parte il discorso del Marmano, che poi nel termine normale, il famoso il Marmano, credo che la maggior parte della gente ormai, visto che l'italiano sta scomparendo come competenza, non sa più cosa vuol dire Marmano. Un'altra cosa, allora, diciamo, perché prima si parlava di un accenno di religione ebraica, però tanti ebrei sono assolutamente laici, però sono ebrei, quindi il dato religioso, quanto può mutare e quanto ha mutato, perché non so, anche nella storia abbiamo, e d'altra parte noi che abbiamo avuto un'educazione cattolica, chi l'ha avuta, eccetera, non è che ci definiamo cattolici, e se siamo laici o siamo atei,
questo spostamento, un ebreo, anche se è laico, anche se è metodite, è sempre ebreo. Questo è... Guardi, la parola laico è una parola, l'hanno messa anche nel libro che si riferisce a noi, ma è sbagliata, perché il laico è quello che si contrappone al prete. Sì, noi non avendo i preti non siamo laici. E in ogni caso nel mondo moderno, secondo me, c'è una regola assoluta per sopravvivere. Porsi domande che qualche volta non hanno risposta, e se ce ne hanno risposta porsene ancora. Capisco che è molto faticoso. Non è facile perché è molto faticoso. Non è facile perché ogni volta devi mettere in discussione tutto. Gli idoli mentali non sono soltanto gli idoli delle tribù africane, ma ci sono all'interno del mondo ebraico, ci sono all'interno di ogni mondo, e l'idolo è la negazione di quella che è la libera coscienza. E quindi è, come dire, un'impresa senza fine. Capisco che può far affaticare, capisco che non dà soddisfazione, perché uno vorrebbe, fatemi capire, insomma. Però se io stasera vi lascio andar via con più confusione in testa e più domande, vuol dire che ho ottenuto il mio scopo. Sì, ma soprattutto non è facile, perché se parlate l'auto del laico, deriva dalla vostra, perché però ospite, legato al popolo, sono fondamentalmente. Ecco, un'altra ultima cosa. Lei pensi che io e lui ci chiacchieriamo spesso, quanta confusione gli faccio? Spero che l'abbia fatto, ma lo sindaco un'altra cosa, il termine con cui viene tradotto di solito, io credo che ormai Shoah, sì, debba dire Shoah, è stato l'olocausto, che in realtà non è una traduzione corretta, però è quindi... Vuol dire catastrofe. Appunto, sì, quindi sì. Non è olocausto, no? Non è olocausto, però il termine con cui è stato tradotto in italiano è olocausto, che non è olocausto. Ma perché ha un senso sacrificale che non c'è? Non c'è nessun senso sacrificale, è stata una catastrofe. Infatti l'olocausto è quello generalmente anche è. Ma è il mondo cristiano che lo chiama olocausto, perché è più cristianizzante chiamarlo olocausto. Sì, sì. Ma non è un olocausto. Sì, infatti appunto concordo perfettamente la soluzione che si chiama. Quindi è molto bene chiamarlo qua. Buonasera professore, senta, allora io non ho capito bene, quindi forse ha ottenuto quel suo intento. Perché lei dice non è facile essere ebreo perché appunto non ci sono delle risposte definitive, o comunque non sono neanche delle risposte, sono tante domande a cui non si dà. Aspetti, all'interno del mondo ebraico, ma mi pare che sia la stessa cosa all'interno del mondo cattolico, oppure anche ateo, oppure cioè non è facile essere. Non è facile essere uomini, non è facile dubbio, però noi non abbiamo quei principi di autorità che il papato rappresenta, o il prete che ti assolve dai peccati. Noi questi meccanismi non li abbiamo. Io non sto dicendo che siamo più bravi noi e sono meno bravi, metto solo in luce le differenze. Io poi ho un'opinione, e come lei potrà leggere dal libro che ho fatto con Rabbino Disegni, il Rabbino Disegni ne ha un'altra. Quindi non è che però quello che mi è piaciuto è che ha accettato di confrontarsi su un piano di parità intellettuale con me. È evidente che io ho le mie idee, che io non rappresento l'ebraismo o l'essere ebreo in assoluto. Io pongo dei problemi di metodo e di riflessione, ma non posso, non sono io l'autorità. Ecco. E questo però è una cosa che in qualche modo sconcerta, perché il mondo ha bisogno di autorità. Il mondo ha bisogno. Io dico, se al rabbino, ho detto un giorno una volta, tu non sei l'autorità, sei autorevole. E questo è importante, bisogna essere autorevoli, non autoritari. Sì, questo è un discorso che ci porterebbe lontano, anche nell'ambito. Il passo fatto da Papa Bordigua della vita. Non sento niente. C'è una novità tremenda. Il Papa che ha fatto il passo che ha fatto il Papa Bordigua in
sinagoga di Roma, ha portato, diciamo, dei miglioramenti per quanto riguarda i rapporti ebreo-romani, soprattutto con la nostra religione, diciamo, il nostro rapporto. Sicuramente, sicuramente sì. Ha fatto nei secoli. Sicuramente sì, ha portato un miglioramento, perché la preghiera pro perfidis iudeis, che non è che erano perfidi, erano mancanti di fede, però la gente percepiva la perfidia come perfidia, non come mancanza di fede. Ma sicuramente i tempi sono cambiati in meglio. La visita è stata un fatto assolutamente incredibile. Ma è dopo anche l'attentato al tempio con la sinagoga, certo. Che erano momenti molto delicati. No, no, ma i rapporti sono molto cambiati. Come dico, io ho fatto Gesù ebreo e mi ha fatto parlare in Vaticano, cosa che avrei mai pensato. Quel bel servizio riportato su Repubblica è completo il discorso fra lei e i disegni? Manca? No, perché il libro è di 130 pagine e quello che ha scritto Corrado Augias era molto simpatico e brillante, ma c'era qualche imperfezione e qualche semplificazione. D'altra parte, in due pagine non si può pensare che potesse dire tutto, insomma. E Augias è anche uno bravo. Ma come ho detto, io spero di avervi fatto un po' di confusione, perché solo riflettendo su queste cose si prosegue nel capire tutto quanto. Diciamo che c'è un metodo di riflessione. È la caratteristica della cultura ebraica, perché di sé non esiste una autorità che ti dà le certezze. È il dubbio che dovrebbe dominare, però posso dirvi che il dubbio è anche caratteristico della scienza, del mondo scientifico. Certo. Non è quindi solo appannaggio del mondo ebraico. Non c'è il dubbio dove c'è l'autorità che impone le certezze, e su questo ovviamente siamo d'accordo. Però voglio dire, la metodologia che tu ci hai spiegato oggi non è esclusiva del mondo ebraico. Ma non l'ho mai detto io. No, ma siccome hai incentrato il discorso sul fatto che il mondo ebraico ha questa metodologia del pensiero e fai derivare da questo la non facilità ad essere ebreo, non è facile neanche vivere con la scienza, cercando sempre nuove mete, nuovi risultati. Questo è un po', direi, la condizione umana vera, perché avere per forza delle certezze che ci derivano anche dall'impostazione che ne ha dato il mondo cattolico, questo è, come dire, è comodo per tanti aspetti, però non è la vera condizione umana. Guarda, se io avessi parlato a un pubblico di ebrei stasera, probabilmente sarebbe finito in zuffa, capisci? Perché non è che quello che dico io è condiviso da tutti, insomma. Non lo pretendo neanche. Bene, ci sono altre domande? Siete rimasti qui tutti? Sì, no, d'altra parte, quello che adesso io ho una voce abbastanza forte, quello che dicevi tu adesso è effettivamente non puoi partire, chi parte da presupposti acriticamente sempre sbaglierà sempre, cioè se non, la ricerca deve essere per forza dal voler capire, dal voler sapere, dal voler andare, perché altrimenti partiamo con dei preconcetti e si vede come si va a finire, quelli che sono così e che non, questo indipendentemente dall'essere ebreo, dall'essere musulmano, dall'essere quello che è, insomma. È faticosa la condizione umana. Eh beh, certo, ma è sì. Il dubbio
Dio è fondamentale, insomma, devi, cioè, è chiaro che dopo, quando arrivi a ci sono le scoperte scientifiche che poi sono risultate, quelle sono, insomma, c'è niente da bene, allora, ringraziamo.